Salve a tutti, bentornati sul canale di Genetic DNA, eccoci qua con Under the Waves. Allora, continuiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta, anche se era un gameplay molto breve. Allora, ho dovuto abbassare la musica al 20% o 25%, ma non mi ricordo. Mi sembra ancora un pelino altina, eh? Aspettate 2 secondi. No, sbagliato. Audio 16%. Vediamo. Ok, allora abbiamo contattato, penso, nostra moglie, credo, non lo so, l'ultima volta, e adesso abbiamo il tempo libero. Allora, prima di concludere la giornata, volevo dare una piccola esplorazione. Allora, fra l'altro, voglio precisare che in fase di editing mi sono accorto che, visto che non supporta la mia risoluzione, mi fa le bande nere ai lati, ma poco male, perché diciamo che durante il gameplay, senza fare troppi tagli, voi lo vedete bene, come se fosse in full HD, diciamo in 16 noni, scusate. L'unica cosa che nelle cutscene, purtroppo, visto che per qualche motivo nelle cutscene supporta il 21 noni, quindi mi si allarga l'immagine, magari vi risulta dei piccoli tagli, ma per evitare di editare il video in modi diversi, che poi magari fa casino durante le cutscene, non riesco a prendere bene, ci ho provato ma viene una schifezza. Lo farò solo se taglia delle parti importanti a livello di storia, ma non credo, almeno taglia un pochettino, ma non mi pare di... Quindi, dopo questa precisazione, continuiamo. Allora, questa è la cucina, bellissimo tra l'altro. Level design mi piace un sacco. È molto particolare come gameplay, anche come storia. Non so se si può craftare robe, oppure se diciamo che è una storia lineare e non posso. Perché vedo che non ho segni vitali, tipo vita, eccetera, eccetera. Com'era per lab? Già che non mi ricordo. Ah, ok, così posso zoomare, così posso... però non mi ricordo come si faceva a... togliere l'HD. Ero riuscito a farlo per sbaglio durante il gioco. Vabbè, fa niente. Concludiamo la giornata, quindi penso che dobbiamo andare a dormire. Big day tomorrow. Let's get some shut eye. Ok. Ma dormi con la cuffia? Ok. Chi sono io per discutere di ciò? Ho visto un pesce. Pesciolino, spero. Buonanotte. What? Ok, un incubo, bene. Where? Oh, am I? O sei sonnambulo, amico mio? What is this? C'ho l'immagine che è un po' tutta svergo, eh? Wow. This isn't... Wow, ok. È una balena! C'è una balena laggiù! La vedo, signora balena, mi scusi? Dove cacchio mi trovo? Ma che era per... Un attimo che mi si è disattivato l'HD. Signora balena, mi scusi, mi si è... Ok, probabilmente nel gioco non posso, cioè nel sogno, non posso cambiare il... Wow. What's that? Bellissimo.
piacciono questi giochini. Ok, è molto lineare, quindi sono obbligato ad andare. Signor Pesce, scusi. Balena? No. Ok. No, here. Oh, non dirmi che è un ricordo di qualcosa che gli è accaduto nel passato. Giorno 1. Giorno 2. Routine casa aerea 1. Ecco, probabilmente vi avrà tagliato la G di giorno, forse. Ma vabbè, al massimo ve lo leggo io. Anche se penso che si capiva, credo. What was that? First day down here in bad dreams already. Qui vi taglierà leggermente i bordi dell'immagine, ma neanche tanto, perché almeno da quello che ho visto l'ultima volta. Oh, che musica power! Cosa devo fare? Posso spegnere la musica? Oh. Thank you very much for that, Tim. Niente, niente, figurati, amico. Yes, I'm responsible for you guys now. Posso toccare cose? Non mi faceva interagire. Catroia. Non mi fate prendere questi cagotti qua. Ok, allora, ci laviamo le manine. Mettili qualcosa. What is wrong with you? Non lo so, non so cosa c'era in quel pesce che ti sei mangiato ieri sera. Pure deve essere fresco perché te lo peschi praticamente. Ah no, ok, qua posso farmi le facciacce, non mi interessa, se ne vado. Questo cos'è? Medikit, lavatrice, presumo. Doccia non vuole farla. Good morning, Stanley. Buongiorno. It is 7:32 a.m. on Tuesday, the 27th of March. La luce. I hope you have a productive day. Mi si sciolgono gli occhi. Caffè? Certo. Any coffee on this wreck? Checking. Yes. 10 kilograms of Happy Morning instant coffee remaining. Great. Ottimo. C'è che vado a fare un caffè, un bel cafferino. 10 kg di caffè vanno benissimo. Ecco qua, questa deve essere la macchinetta vintage della Nespresso. Di grazia, come fa a funzionare che il cavo è staccato? Vabbè, sarà il nuovo modello wireless. Vabbè, tanto che quello... Volevo uccidere. Oh, guarda lì. Non bad at all. Perfettissimo. Poi. Cos'è questo? Pretty detailed. Area seems what sounds like Tim's calling. Ok, rispondi alla telefonata di Tim. Sì, ma aspetta. Va bene, va bene. Allora, chiamata via radio. Ok. Arrivo! Chi è che rompe a quest'ora del mattino? Pronto? Per cambiare la direzione. Ah! Pronto? Morning, Tim. There he is. How was the first night? It was. La merda. It was good. Yeah. If the whole giant oil conglomerate thing doesn't work out, Unitrench has a bright future in mattresses. Only the best for our chosen few. Bellissima sta cosa che puoi cambiare la visuale. Raring. Right then. Head on over to the job board, you're right there. We'll post up the daily tasks each morning. Sì, però mi devi spiegare come mai nelle cutscene mi supporti 21 noni e nel gioco no, vabbè. Di solito è il contrario. Ricevi la missione di routine. Dove? Dove sono le missioni? Qui? Ok, vediamo cosa devo fare. Due nuove missioni. Ok, vediamo un po'. Apriamo il menu. Allora, missione di routine. Pulizia alghe. Piccola perdita. Allora, facciamo una cosa. Pulizia alghe, dai. Andiamo a fare la pulizia d'alghe. Dov'è? Raccogli le alghe verdi. Ma dove? Ah,
devo uscire. Ok. Ovviamente. Oh, pelà. Buongiorno. Ok. Dove sono le alghe, mi scusi? Mike seems to be working. Was it not? Salt water is the toughest test bed in nature. Everything breaks down. Devo capire dove stanno le alghe. Well, there's the view at least. You said you wanted to get away. Nowhere more away than this. It's so serene. I could lose myself in that blue. Wonderful. Just keep your head on. Don't get lost. Bellissimo, anche se non ho capito dove devo andare. Aspetta. Raccogli le alghe. Dove sono le alghe? Area di coltivazione. Ah, ok. Ah, ok. Devo andare lì. Però sono un po' a corto di ossigeno, amico mio. Arriving at the gardens. Good. An invasive strain of algae's taken root. You need to weed them out. Always fancied myself a horticulturist. Time to flex those green fingers, then. Uno. Natural resources. Due. Ugh. Horrible stuff. Ok, allora raccogliamo tutte queste belle alghe verdi. Allora vi devo un attimino abituare ai comandi, perché effettivamente non è che sono molto What's with this stuff? I thought it preferred warmer waters. Well, I wouldn't know anything about that. Devo ancora abituarmi ai comandi, quindi probabilmente vi farò un attimino. Oh, buongiornissimo. Oh wow. Buongiorno. Hey, let me guess. Joe. Yeah. Joe, si chiama Joe. Hey. Hey there, you. Hey Joe. He's quite the celebrity around these parts. Allora, aspettate un attimo, devo capire come fare. Ah, ok, così si va su. Ah, bene. Hey Joe, Joe. Come stai, amico Joe Joe? Io tra l'altro sto finendo l'ossigeno. Non c'è una. Maybe the sauna could help. Bellissimo. Joe. Ok. Un attimo che devo raccogliere l'ultima alga. Oh madonna, quanto sto finendo pure l'ossigeno. Slimy. Missione completata. Ok. Roger that. A job well. Dov'è tra l'altro il mio hub, voglio dire? Perso l'hub. Tim. Oh, all right. This bodes well. Come fai a perdere l'hub? I should do it. Nothing to fret about. Small drop in signal. Roger. I know this is none of my beeswax, but did you get a hold of Emma? No. Gave it a go, but she was. Out. Ah. Yeah. Everything all right there? She wasn't happy with me coming down here. As environmentally minded as ever. Ah. I understand. Allora, vediamo un attimino. Missione. Piccola perdita. I droni segnalano una piccola perdita vicino alla raffineria. Trovala e riparala. Ok. I'm just siamo. Glad she's still there for you. Ma non posso andare col sottomarino? Scusatemi. Aspettate due secondi, perché effettivamente è un po' lontanino. In realtà non è lontanino, ma volevo capire se posso usare questo. Posso usare questo? Okay. Sennò spreco un sacco di ossigeno.
non mi ricordo come. Non mi ricordo come. Bello. Ok. Wow. Bellissimo. Ecco, preferisco questo. Ok. Ecco, così. Are you finding things a bit different from harbor diving? No. Yeah, it's good. Last time was, you know, nice, but this feels like the real deal. That it is. Nothing quite like it. Back when you started, must have been different. You'd hardly recognize it. Bear in mind, I was straight off the boat. Definitely a leak here, Tim. Got something pouring out of a pipe. Yep. Confirmed on our end. Run off from the refinery. Horrible stuff. Okay. Not to worry. Follow the pipe there until you reach the flow control. That should stop. Ah, cioè riparare la pelle, scusa. The company's been pushing the system pretty hard of late. There's been more demand. Modern manufacturing, consumer demand, wars, that sort of thing. Means there might be more leaks. Small ones, you know, popping up every now and again. Keep an eye out. Perché devo seguire la tubatura quando so benissimo che la perdita è lì? Ma no, ma perché devo seguire la tubatura? Scusate. È lì la perdita, voglio dire. Cioè, guarda qua, sta pisciando fuori di tutto. Riparare. Ah, che infregatura. Allora, segui la tubatura. Va bene. Ah, ma c'è un'altra perdita, la maledizione. Allora, vediamo un attimino. Perché lì c'è un'altra perdita. Quindi, ah, probabilmente devo riparare prima quella e poi l'altra. O basta che raccolgo questi, per esempio. Evidentemente mi fa raccogliere solo il carbone questo. Scusate. Che perdita del cacchio. Sono un po' troppo lontano però, per i miei gusti. Can always use more coal. Il problema è che non so se c'è abbastanza ossigeno per tornare poi indietro. Pipe heads into a cave. That's it. Valve should be inside. Chunk of coal. This is like a sewer. Water's filthy. Fresh air. Devo ruotare anche senza. Ah, così.
Avanti. Hopefully that does it. Yay. Cos'è questo? Leaks. Well, it's not repaired, but it stopped leaking. Excellent. The local fishies will, I'm sure, be grateful. Okay. Head on back to the life module for now. Don't want you overdoing it. Now what? Tim. Tim, are you... Connection lost. Okay. Best head back. Dove l'ho messo il sottomarino? I think we're back. We're back. Sorry about that. Happens from time to time. Now, tools. There's a crafting table in the storage room that's just been activated. Yeah. Noticed it earlier. Yeah. Nice bit of kit. Allora, devo raggiungere il sottomarino. The startup blueprints ready to go, but we're running a bit behind. Mettendo... Head over and grab them, would you? Raggiungere il modulo abitativo. C'ho dei problemi tecnici, signori. Perché non so dove è andato il mio sottomarino. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Dove sei? Sottomarino? Sottomarino, dove t'ho messo? Non mi ricordo più dove t'ho messo. Ah, cioè, ce l'avevo qui di fianco. Allora, è bello che dovrebbe vedersi il sottomarino. Wow, mi sono compenetrato. Allora, devo capire un attimino perché ha i comandi invertiti, come giusto che sia. Allora lì, ok, la base si vede lontano un chilometro perché sento una balena. Raggiungi il modulo abitativo. Va bene, arrivo. Vediamo un attimino se riesco ad attraccare qua. Era qua che potevo attraccare o dall'altro lato? No, dall'altro lato. Balena, buongiorno. Com'è che era già per attraccare, non mi ricordo. Ah, ok, passavo avvicinato. Back to the deep. Bene. Cos'è sta roba? Sento rumori di balena. Aspettate due secondi perché sento rumori. Dov'è il Ok, Stan. Back to work. Focus on your current objective. I should get back to the task at hand. Prova i progetti di lavorazione. Che senso? Sono qui, scusa. Uno. This is a new blueprint for the crafting table. Perfetto. Perfect. Ok, e dove era l'altro già che non me lo ricordo? Metallo. Ah, qua c'è del metallo. Progetti di lavorazione, ne ho trovato uno giù in fondo a 32 metri. Però aspettate un attimo, qua c'è un bordello. Oh. Allora, un attimo, okay. Dov'è che era già? Progetto. Plastica, ok, progetto. Ma che ci fa la plastica dentro? Ah, mi tocca fare pure. Ma dai, ma c'è della plastica lì, non va bene. A crafting blueprint. No. Head inside and get crafting. What if I need more raw materials?
Well, times are tough, you know. Belt tightening all over the shop. You'll have to source them yourself. Parlate troppo, amici. Io ho bisogno di capire un po' di cose, tra l'altro. Tavolo di lavoro. Vediamo un po'. Tavolo da lavoro. Ah, devo costruire il tavolo di lavoro. Carbone, metallo, plastica, alga. Ok, dovrei avere tutto perché mi mette il visto. Quindi, in teoria, dovrebbe essere a posto. Quindi, posso tornare alla basuccia. Molto probabilmente sì, posso tornare alla base perché dovrei avere già tutti i materiali. Vabbè, non mi dava i visti, quindi io presumo che... Sì, infatti mi fa entrare, quindi... Back to the table now. Try it out. Ok. Ok, tavolo da lavoro. Questo è il tavolo da lavoro. Let's get cooking. Che tristezza. Ah, quindi con l'alga e la plastica mi faccio la bombola d'ossigeno. Ok, quindi faccio crea progetto. Easy as that. Should let him know. Perfetto. Ok. Posso farmi anche il kit di riparazione, serve l'alga e il metallo. Può essere usato per riparare il tuo sottomarino. Ok. Unità di combustibile, carburante, unità di trasporto personale, serve per ricaricare e incrementare la velocità del sottomarino personale. E anche qui serve della plastica e del carbone. E ovviamente tutti quegli altri dovremo poi sbloccarli. Qui, ora andiamo via e... Qui fra l'altro cos'è che c'è? Grazie. That's the cost of fortune to get all this stuff down. Niente di che. Invece questo che cos'è? Ah sì, era la macchina fotografica. Invece questo è il founded by a bunch of surfers to keep the oceans clear of plastic and the like. Good on. The whole module's contained. I am officially a master recycler. Good way to reuse all the junk you may find out there. Now, we're trying to pin down where these comms glitches are coming from. Need you to check the local signals just outside. Follow your marker. I can do that. Stand out. Okay, fine. Allora, questa serie non voglio fare capitoli troppo lunghi, anche perché effettivamente parlano veramente troppo. Controllo l'antenna del modulo abitativo. Allora, andiamo a controllare velocemente l'antenna. Ci facciamo un po' di missioncine, poi magari off-screen mi farò io un po' di... Allora, aspettate un attimo, devo andare a cercare l'antenna. Per cavolo è l'antenna? Perché l'antenna abitativa? Perché? Che problema c'è l'antenna? L'antenna, che problema c'ha? Mi dici. All right, getting the reports. Yep, maintenance was right. Antenna issue. Stan, need you to check on the antennas. Righto. Heading there now. Individua l'antenna malfunzionante. Oh, bostia. Allora, vediamo un attimino. Ma però ci sono troppe antenne. Ok, allora, camera di equilibrio. Non so se prendere il Moon o se effettivamente magari è meglio andare a prendere... C'è tipo di plastica in giro di questo... Non so se prendere il Moon o... Ah, aspetta, quanti poco trovo un po' di plastica? Ciò che ci sono. Segnalatore. Comunque, prendo un po' di plastica perché... Guarda la plastica! Allora,
plastica. So much trash. Attimo che mi sono bloccato. I comandi non sono fatti proprio bene, eh. Mi devo abituare un po'. Ma io prendo questo perché effettivamente è un po' lontanino, non c'ho voglia di perdermi. Allora, lanterna è lì. Io speriamo che non l'ho distrutto. Quella è un'altra antenna, ma canzone l'ambiente. Antenna di comunicazione, però questa, indovinate l'antenna malfunzionante, vedo sono a posto in realtà. Per bloccare l'indicatore. Sento. Forse è quella. Ok, mi sa che questa qua che è rotta. No, aspettate un attimo che devo uscire dal modulo. Ah no, in realtà qua ci sono 30 anni, ma non mi dice qual è quella rotta, quindi ovviamente sarà questo, che ne so. No problems here. Non ci sono problemi, ok. Allora probabilmente è quella lì. Tra l'altro qua c'è un po' di plastica in giro, no, magari così, giusto per. Ah, però lì c'è un'altra antenna, guardala lì. Mi sa che è questa, Un attimo, l'ho perso. Quella lì. Mi sa che è quella perché la vedo tutta smunta. Aspettate un attimo che nel frattempo io cerco un po' di plastica, magari. No, dai, guardala qui, è questa. Sì, è questa qua. Oh mio Dio. Come la posso riparare l'antenna? È veramente messa malissimo, secondo me. Zona dell'impatto, eccola qua. Mamma mia, guarda che botta. Me l'hanno disintegrata. Oh yeah, this is the one. Jim, I'm at the antenna. Something's definitely not right. Beh. Right, I'll radio it in. Have a look and find out what happened. Roger that. Cosa devo scoprire, scusate, tutta rotta? It's like something. Ran into it. Something heavy. È tutta rotta, cosa devo scoprire? Tra l'altro sto anche finendo l'ossigeno. Aiuto, come faccio a schiacciare il bottone qua? Scopri cosa ha causato. Ma cosa mi serve, scusa, a sapere cosa ha causato il... Un'ancora, probabilmente. C'è un'ancora lì. Quarto. This has been here a while.
Secondo me. Un attimo che ho trovato qualcosa, che questo qua vorrebbe mi serve. This looks like oil. Trail of oil. Oh no, mi hanno distrutto il drone, ma dai. A bunch of electronics. There you are. Not looking good there, friend. Tim, found a drone. Looks like it got into the oil. Somewhere. Covered in the stuff. That's not normal. Mind you, it has happened a few times of late. Oh, fuck. I'll mention it to the higher-ups, but they're not exactly known for their responsiveness. Chissà cosa è successo. Entra nel modulo abitativo. Ok, yeah, però... Think about your old man. Perfetto. Dobbiamo prendere un po' di plastica. Where's that come from? Cilindro d'ossigeno, aspetta, cilindro. Ok, devo ricordarmi che quando mi riempo l'ossigeno, lui rilascia il bidone vuoto. Sometimes. What's that? I do think of him. Sometimes. Good. Take the rest of the day, lad. Oh, and don't forget to fill in that logbook. Important stuff, apparently. Until tomorrow, then. Allora, c'è da dire una cosa, che parlano troppo, quindi è difficile anche fare il commento, perché mi parlano sopra, poi devo leggere. Oh, balena, ciao! Ciao, balena! Ok, facciamo una bellissima cosa, visto che ormai la giornata è finita. Magari ci facciamo una giornata episodio. Finally. Home sweet home. Piano piano sto perdendo confidenza con il mezzo. Una botta così forte di sopra. Allora, andiamo su. Anche le musiche sono bellissime. Perfetto, abbiamo finito il giorno 2. Allora. Fine. Keep your secrets. Allora, facciamo una cosa. Creiamo. There we go. Di riparazione. Right. Allora, quasi quasi lo creo l'oggetto di riparazione, perché credo di aver danneggiato il sottomarino prima. Così poi vediamo come funziona il prossimo episodio. Allora, un attimo che non posso farvi tipo un qualcosa da... Allora, qua... Figo, cos'è sto coso? Now, where is one supposed to empty this? Oh. Ok, posso farmi il caffettino. Quindi, facciamo una bellissima cosa. Adesso io... Devo marcare qualcosa sul computerino? Vediamo un attimino se magari mi fa fare qualcosa. Nah. It's probably a work. Ok, non vuole chiamare nessuno. Va bene! Finiamo la giornata, cioè la finisco all'inizio del prossimo episodio, perché sennò magari mi fa qualche scena o qualcosa.
E ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti da Genetic DNA.